Angelo, verrebbe da dire che peccato alla fine di questa partita, però poi alla fine si poteva anche perdere se non Spicuzzo non faceva quelle due grandi parate alla fine. Sì, purtroppo è un momento dove in casa creiamo, la prima palla, la prima occasione contro prendiamo gol. Fortunatamente alla fine siamo riusciti a ciuffarla e poi sull'1-1 era una partita aperta, sì, azione da una parte e dall'altra. Il tuo gol? Fortunatamente ne ho sbagliato qualcuno le partite precedenti, fortunatamente questo almeno ci ha portato un buon punto. Angelo, come lo leggiamo questo pareggio? Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto? Sinceramente per la prestazione penso che meritavamo qualcosa in più, però per come si era messa ci prendiamo comunque questo punto che secondo me contro una signora squadra che non meritava questa classifica, c'aveva 4-5 giocatori di categoria superiore. Ultimamente soffriamo un po' il nostro campo di casa, stranamente, speriamo di prendere le misure quanto prima.